dai combattimenti con i leoni ai leoni dell'Aida. Scommetto che l'hai riconosciuta subito, sei davanti all'Arena di Verona, terzo anfiteatro romano per grandezza dopo il Colosseo e l'anfiteatro di Capua. Costruita nel primo secolo d.C., in origine era articolata in quattro anelli ellittici concentrici e poteva accogliere 20.000 spettatori. È molto ben conservata, nonostante i danni causati dal passare del tempo, dai terremoti e dagli esseri umani che ne presero le pietre per riutilizzarle altrove. Se a tutt'oggi l'arena è in così buona forma, lo deve ad almeno due ragioni. La prima sono le cure che ha ricevuto. Pensa che fra i suoi primi restauratori ci fu il re ostrogoto Teodorico, del quale forse hai già visto il mausoleo a Ravenna. La seconda ragione per il suo buon stato di conservazione è il suo sistema di drenaggio dell'acqua, che la raccoglie e la scarica via attraverso delle vene interne che si chiamano vomitoria. L'arena ne ha viste davvero di tutti i colori. In epoca romana i combattimenti qui erano molto popolari. Nel sottosuolo c'erano gabbie per leoni, tigri e altri animali feroci. Pensa che a Verona c'era perfino una scuola per gladiatori. Nei secoli successivi, in questo anfiteatro è successo di tutto. Eretici messi al rogo, giostre e tornei tra cavalieri e, nell'Ottocento, circhi, mongolfiere e sì, anche opere liriche. Ma la vera e propria consacrazione dell'arena, come la riconosciamo soprattutto oggi, ovvero quale grande teatro lirico, avvenne nel 1913, con la rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi. Da allora, Aida è il clou di una famosissima stagione lirica che ogni anno richiama più di 500.000 persone. Buon ascolto da Eugenio Finardi. A un re battagliero s'addice il cavallo. Vittorio Emanuele nacque a Torino il 14 marzo 1820, primogenito di Carlo Alberto di Savoia Carignano e di Maria Teresa d'Asburgo Lorena. Pensa che fu il principe del Piemonte, duca di Savoia, re di Sardegna e subito dopo primo re d'Italia. A Milano, dove ora ti trovi, puoi vedere l'imponente statua a lui dedicata ed eretta da Ercole Rosa nel 1896. Se osservi bene, noterai che raffigura il re mentre incita i soldati. Il monumento infatti si rifà ad un episodio della battaglia di San Martino. La raffigurazione è molto naturalistica. Vittorio Emanuele II è ripreso mentre frena il cavallo con le briglie e si volge all'indietro verso i suoi soldati. Sul basamento puoi vedere un rilievo che raffigura l'ingresso a Milano delle truppe piemontesi e francesi. Sui due lati, invece, ci sono due splendidi leoni in marmo. La statua, interamente bronzea, è equilibrata ed elegante. Posta nel centro della città, davanti alla galleria che dallo stesso personaggio prende il nome, sembra tuttora capace di controllare ciò che la circonda dall'alto della sua imponenza. Benvenuti a Milano da Eugenio Finardi. Che lo spettacolo abbia inizio! Nato intorno al primo secolo d.C., il teatro romano che stai guardando fu costruito in una cava, anche per evitare che il suono si disperdesse. Come puoi notare, ha un'alta facciata composta da una sequenza di finestre. Le sedute compongono un semicerchio che man mano si allarga verso l'esterno. Alle mura si incastravano delle travi di legno e da una trave all'altra si appoggiava un lenzuolo che permetteva al pubblico un parziale riparo dal sole. L'anfiteatro è un esempio di architettura in bugnato rustico, ovvero con pietre sporgenti dal muro, dette bugne, appena sgrossate e dalla superficie ruvida. Pensa, prima di essere parzialmente distrutto, questo teatro misurava 86 metri in lunghezza, 76 metri in larghezza, aveva 60 arcate per ciascuno dei suoi due piani e poteva ospitare addirittura 20.000 spettatori. Nel corso del tempo, però, è stato danneggiato da alluvioni e intemperie. Oggi rimangono solo 8 arcate.
parte e parte della struttura è stata incorporata all'interno del fruttito del convento delle suore di San Giuseppe. Ma puoi ancora immaginarlo come era un tempo, ricco di voci, colori e suoni. Benvenuti da Eugenio Finardi. La nobiltà dello spettacolo. Costruito per sostituire il famosissimo teatro ducale che dal 1668 fino a tutto il 700 aveva accolto i più importanti cantanti lirici e le migliori opere mondiali, il Regio acquistò questo nome solo con l'Unità d'Italia. Costruito tra il 1821 ed il 1829 per volere di Maria Luigia d'Austria e progettato dall'architetto Nicola Bettoli, mantiene da secoli l'eredità del ducale e nel corso del tempo ha rafforzato la propria fama di palcoscenico prestigioso. L'edificio ha una pianta a forma rettangolare ed è caratterizzato da forme e decorazioni neoclassiche. Il portico che precede l'entrata, infatti, come puoi notare, rimanda direttamente a quelli dei templi greci, con la sua serie di colonne e le forme triangolari, dette timpani, sulla parte superiore dei finestroni. All'interno, la sala è dotata ancora del pavimento originale, con le botole utilizzate per diffondere il riscaldamento. Comprende la platea, 4 ordini di palchi ed il loggione. Il sipario è decorato da un dipinto raffigurante il trionfo della Sapienza, realizzato dall'artista Giovanni Battista Borghesi, autore anche degli affreschi sul soffitto, dal cui centro pende il prestigioso lampadario alto 4 metri e largo altrettanto, con un peso di 1100 kg, realizzato dalle officine parigine Auguste Lasserriere. Arrivederci da Eugenio Finardi. Dalle stalle alle stelle. La modesta abitazione davanti a te è la casa in cui il 10 ottobre 1813 venne alla luce Giuseppe Verdi. Come vedi, si tratta di una casa rustica e povera, circondata da piccoli edifici. All'interno i soffitti sono bassi e le travi a vista. Al piano terra, una grande stanza dalle finestre strette e barrate ospitava l'osteria e drogheria gestita dai genitori di Giuseppe, Carlo Verdi e Luigia Uttini. La storia racconta che il piccolo Giuseppe iniziò a studiare musica grazie al grossista droghiere da cui si riforniva il padre, tal Antonio Barezzi. Barezzi era presidente dell'Orchestra Filarmonica di Busseto e si intendeva un po' di musica. Così, quando Giuseppe raggiunse l'età per studiare, venne inviato a Busseto dai genitori presso un collegio di religiosi. In quel periodo Barezzi gli fece conoscere Ferdinando Provesi, direttore della scuola di musica della città, che, resosi subito conto del talento del giovane Verdi, iniziò a fargli studiare musica. Tempo dopo, ancora grazie a Barezzi, che tra l'altro divenne suo suocero, il giovane Verdi si trasferì a Milano ed iniziò la propria carriera di compositore. Un saluto da Eugenio Finardi.